Buonasera ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo episodio di The Room, ovvero l'episodio 5. Nello scorso episodio, purtroppo, non sono riuscito quasi a fare niente, cioè poco e niente. Ma oggi spero che riuscirò sul serio a fare più cose, visto che comunque ho trovato alcune difficoltà nello scorso episodio, sperando che in questo non ne troverò. Che cos'è questo? Allora, ora dobbiamo cercare altri indizi e capire a cosa serve questa cosa che abbiamo trovato nel scorso episodio. Potremmo anche vedere, provare a metterla qui. Infatti non va. Visto, Valerio? Sei un genio. Ah, aspetta, forse va qui. Sì, Valerio, sei un genio. Cioè, io sono un genio. Ora sta succedendo qualcosa. Forse vediamo con questo, si vede qualcosa? No, non è successo niente di che. Sì, mi dice che devo concentrarmi qui, però... cosa è successo? Un cazzo. Sì, ho capito che qui comunque c'è un buco che posso inserire qualcosa. Però... io ho messo questo. Ah, ecco. Ah, ecco cosa dovevamo fare. Una piccola distrazione, scusatemi. Ok, abbiamo trovato un piccolo volano. Cosa servirà? Dobbiamo vedere. Se non mi sbaglio dovrebbe andare forse qui. Mi ricordo che c'era un buco qui. E infatti... oh, ragazzi, abbiamo appena iniziato e già ho risolto due cose. Bella come cosa, cioè positiva più che altro. E poi? Cosa è successo? Un cazzo. Ah, dovevo tirare, giustamente. Una specie di meccanismo per riflettere la luce. Ho trovato qualcos'altro. Un pezzo di mappa esagonale. Ah, questo di sicuro va vicino a mappamondo. Probabile come cosa. Quindi iniziamo a mettere questo. No, non va qui. Ah, giustamente non è questo, è diverso. Ah, ecco. Questo non l'avevamo visto. Va bene, aspetta, lì. Sì, fermati, palla. Dovrebbe andare qui. Sì, infatti. E abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Una manovella d'ottone con un perno quadrato. Ok. Dobbiamo trovare queste cose. Queste due cose a che servono? Allora, questo. Dobbiamo inserirlo da qualche parte. Forse già ho capito dove. Dove stava? Mi sono perso. Non so se va qui, ma non credo. Però c'ha la stessa forma. No, infatti non va qui. Qui vabbè, non abbiamo detto che ci dobbiamo prima concentrare qui, quindi risolviamo prima questa parte. Questo di sicuro non va qui. Concentriamoci. Qualcosa serve. Anzi, pensiamo anche a che serve la manovella, non ci... Madò, di nuovo questa canzone. Mette ansia. Qualcosa dobbiamo fare. Ma cosa? Ok, vediamo cosa dice l'aiuto. Ci sarà un posto dove posso inserire questa manovella. Ma vabbè, davvero? Non l'avevo capito, guarda. Perché quando salgo qua sopra fa quel strano rumore che odio? Cioè che mi fa provare odio. Allora, dobbiamo capire a cosa... Ah, aspetta, forse qui deve andare. Dice che devo concentrarmi giù. Ah, odio queste maledette voci. Come dice l'indizio? Credo di aver visto un'iride con un buco quadrato vicino. Ma dove?
Ah, qui, non l'avevo visto. Sto da mezzo ragionando, non l'avevo visto. Ah, qui ci serve il cannocchiale. Il cannocchiale, non mi ricordo manco come si chiama. Ah, qui devo creare qualcosa. Queste cose mi piacciono facilmente, perché sono abbastanza facili, perciò mi piacciono. Così faccio le cose facilmente. Sì, ma cosa devo fare? Odio questa maledetta. Ah, devo cambiare anche. Ci sono vicino. Perfetto. Una scatola di legno, molto complicata. Cosa c'è di complicato? Madonna, che complicato. Era così difficile che stavo sudando, guarda. Ah, donna. Questo dobbiamo inserirlo qui, sicuramente. Sì, perfetto. Ok, abbiamo risolto un altro enigma. Speriamo che riusciamo a finire questa cosa prima che finisca questo episodio. Speriamo bene. Perché si è aperto sto cannocchiale. Di sicuro dobbiamo inserire questo. Però c'è qualcosa di strano. Non ho capito il senso di questa cosa. Ok, si è aperto questo, però non ho capito. Forse questo deve andare qui vicino. No. È strana come cosa. C'è quella. È simile a questo. Però non dice niente di particolare. Ah, dobbiamo scoprire. Credo che abbiamo bisogno di un altro indizio. E scoprire qualcosa. Per forza un altro indizio, perché credo se no mi blocco di nuovo. Però è strano quello che abbiamo visto qui dentro. Cioè, non c'è niente di particolare. Ci sarà qualcosa da mettere sul tragitto del raggio di luce? E fammi leggere. Il raggio per deviarlo? Ah, sì. Forse questo deve andare lì. Non ci ho pensato. Ah, bene, abbiamo risolto qualcosa di nuovo, credo. Cosa ho fatto? Ho solo premuto per bellezza. Non volevo fare qualcosa di brutto. Cosa sta succedendo? Cosa ho combinato? Forse devo premere questa? Non ci ho capito un tubo. Cosa devo fare? Non ci ho capito niente. Qui c'è una luce. Forse dobbiamo girare questo. Possiamo girarlo, credo. No, dobbiamo per forza risolvere lì questo enigma. Però non ho capito cosa. Cioè, cosa dobbiamo fare di preciso. Sì, io premo i pulsanti ma non succede niente. Vediamo un nuovo indizio. A cosa servono quei pulsanti nello sportello sotto la luce? Sì, ma io non volevo premere. Aspetta, c'era qualcosa di strano lì, o mi sbaglio? Ah, ecco. Questo devo fare?
Odio queste voci maledette. Ora dobbiamo provare a premere questo. Vediamo se succede qualcosa. Veloci, 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 veloci. Ah, mi fa perdere tempo, maledetto. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Dammi qualche indizio. Eccolo. Ci sono riuscito. Ok, credo che questo non ci serva più. Abbiamo trovato un altro pezzo del mappamondo, quindi speriamo serva a qualcosa. Ci controlliamo. Credo che debba andare qui. E infatti. Oh, oggi, diciamo, sono abbastanza fortunato. Sto facendo le cose molto rapidamente. È una cosa positiva. Sì, vabbè, non è uscito un cazzo. Grazie. Molto utile. Questa è una chiave. Ah, sì, questa andrà lì sicuro. Cosa devo fare? No, questo dovrebbe andare qui. E questo qui. No. Dobbiamo vedere qua. Allora, prendiamo la chiave. Lì deve andare questa forma, sicuro, probabilmente. Non sono troppo corte. Questo va qui, ed è perfetto. Qui che cosa va? Ah, quindi una chiave. Saranno inutili alcune chiavi, credo. È questa. Questa dobbiamo toglierla. Sì, infatti. Dovrebbe essere così. Almeno spero. Vediamo. Sì, infatti. Nuovo cannocchiale. Questa servirà per riflettere di nuovo la luce. Va bene, ragazzi. Visto che oggi abbiamo risolto parecchi enigmi, ci fermiamo qui. E ci vediamo nel prossimo episodio, perché credo che siamo quasi arrivati alla fine di quest'altro capitolo. Sperando bene che riusciremo a finirlo in tempo. E va bene, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti!